Buonasera, ciao ragazzi, benvenuti ancora una volta qui. Io sono il Gamer 16 e oggi siamo sul primo episodio di questa serie. Recensioni, non so se mi si è visto in un attimo alzato in piedi, recensioni di film. Questa prima settimana vorrei parlarvi, se riesco, di due film, però parto dal primo. SpongeBob fuori dall'acqua. Io sono andato a vederlo perché dei nostri amici con una bambina piccola ci hanno detto andiamo al cinema, dai, siccome la bambina ha 3 anni, cosa la potevamo vedere, un film d'azione? No, sono andato a vedere SpongeBob. Il film in sé è molto bello e insegna tante belle cose ai giovani che lo vanno a vedere. Dove anche noi siamo giovani, però intendo alle persone più piccole, ad esempio io ho 12 anni, cioè, quindi un bambino più piccolo di me, magari 7 anni, 8 anni, può vederlo, impara tante cose. Giù, poi la voce giù. Comunque, praticamente nel film succedono cose strane, come ad esempio Plankton e SpongeBob che fanno una macchina del tempo, che si, tra parentesi, Plankton e SpongeBob si alleano per recuperare sta misteriosa ricetta che noi non sapremo mai cosa cavolo sarà, non lo vogliono dire. E questa ricetta è stata rubata da sto Barba Burger, un pirata del mondo esterno che, cioè il mondo fuori dall'acqua, che comunque vuole venderli a tutti. E il film, continuando, non è uscito male, anzi, le battute sono molto divertenti e il tempo è abbastanza godibile, però la durata è un po' eccessiva perché dura molto e quindi, cioè, infatti anche per la bambina piccola, che è stata prima volta che andava al cinema, no, prima o seconda volta, vabbè, comunque non è stato bello perché un film così lungo non lo porti a vedere bambini piccoli. Invece noi siamo andati perché era l'unico cartone animato su, o c'era qualcos'altro, boh, vabbè. Comunque il film a me in genere è piaciuto, però questo è da dire, il tempo doveva essere compensato meglio e soprattutto i dialoghi, non doveva esserci una battuta ogni 3x2, dovevano anche arricchire un po' di più il film con dialoghi, vabbè che è per bambini, però almeno questo è da fare. Comunque io al film in teoria gli darei un bel 3 stelle. Poi volevo farvi notare, questa sì, è camera mia. Praticamente non è proprio il primo video che la faccio vedere perché l'avevo già anche fatta vedere nel video dello speciale di Halloween. Comunque qui vediamo la Far Cry 4 e la Assassin's Creed 4 Edition speciale. Special Edition. Qui ci sono cose mie molto vecchie. Lì c'è l'orsetto Teddy. Ciao Teddy. Qui sono i miei poster che non si vedono perché non c'è luce in stanza. Comunque sono Rock of Age, Wolverine, il Cavaliere Oscuro Ritorno, Red 2, Monster University e Lone Ranger. Poi sono Assassin's Creed 4, Harry Potter e Dark Knight. Allora ragazzi, io direi che per ora vi sapere se vi piace questa serie. Io direi quindi di chiudere. Lasciate un bel pollicione in su e iscrivetevi al canale. Ciao!